Ciao a tutti ed eccoci con un nuovo video. Oggi vi porto una recensione e un unboxing. Andiamo quindi a scoprire cosa ho acquistato. Vi anticipo solo che è una figure che sto seguendo da tantissimo tempo e sono riuscito a trovarla a un prezzo pazzesco. Sono stato davvero fortunato. Ogni volta che incontro un imballo di questo tipo sono sempre contento, perché vuol dire che chi ha spedito sa cosa sta facendo ed è veramente professionale. Come sempre vi lascio in descrizione tutti i link che riportano ai vari produttori e venditore. Apriamo l'imballo e tadan! Una bellissima Emilia da Red Zero in versione acqua, ovvero con i vestiti di acqua da Konosuba. La figure è prodotta dalla Siga e come potete vedere dal bollino si tratta anche di un originale. Ricordatevi sempre che per tantissimi titoli, soprattutto quelli della Toei o Kadokawa, troviamo sempre un bollino olografico o comunque un bollino di autenticità. Continuiamo quindi aprendo la scatola e recensendo la figure. Il modo più veloce sarebbe quello di aprirle dall'alto, ma non volendole mai rovinare cerco sempre di aprirle dal basso. Tra l'altro questo tipo di scatola è anche ad incastro e quindi molto più veloce da aprire. Dal peso della scatola si intuisce che qualcosa non quadra completamente, infatti andandola ad aprire notiamo che l'imballo interno è pressoché inesistente. Un imballo di questo tipo è davvero pericoloso perché basterebbe un minimo colpo per danneggiare scatola e probabilmente anche figure. Una volta estratto il blister iniziamo a vedere che la figure è un pezzo unico e viene data insieme anche una basetta. Ed ecco qui la nostra anonimissima basetta. Personalmente sono uno che preferisce avere una basetta anche piccola ma serigrafata o comunque con qualcosa sopra. Queste basette bianche vuote non mi sanno di molto. Quando acquistiamo una Price Figure sappiamo che stiamo acquistando una figure che costa poco, i cui costi per la produzione sono veramente bassi e quindi non è detto che sempre si possa ricevere una figure ben fatta. L'idea di fare un crossover fra Konosuba e Red Zero è una cosa che apprezzo tantissimo, davvero tanto. Questa volta purtroppo mi è andata male, infatti la figure che ho ricevuto non è per niente ben fatta, gli errori di painting sono tantissimi, come potete vedere anche voi dal video. Anche il viso di Emilia, sinceramente, non mi sembra ben fatto. Ci assomiglia un po' poco, diciamo un po' poco. Sicuramente l'idea è bella, come dicevo prima, però Siga avrebbe potuto comunque fare un lavoro migliore. Se dovessimo considerare soltanto gli errori di painting, il viso scarso, l'imballo inesistente, il voto per questa figure sarebbe 2, ma l'idea è fantastica, per cui qualche punto in più lo merita. Il mio voto finale per questa figure è 4,5.